La Ternana ha ritrovato la testa. Finalmente, era ora. E adesso tutti in casa con la regina mercoledì. È piaciuta ieri la partita? Ottima direi, ottima, ottima. Speriamo di andare avanti così. Siamo primi in classifica e speriamo bene, dai. Vantaggiato finalmente è entrato in campo e ci voleva, era ora, era ora. Bene, ha fatto 4 partite, 5, quante ne abbiamo fatte? 5. Siamo primi in classifica e speriamo bene con la regina. Mercoledì. Partita difficile, Toscano in ex, quindi speriamo di vincere. Purtroppo sto a zero. Ma pure noi, non è che ci capiamo. Tifo per la Ternana, se vince preferisco, se perde mi dispiace, ma io di pallone proprio ho sempre fatto sport diversi. Sono contento che ha vinto, ma sono dispiaciuto perché domenica a casa abbiamo perso col Monopoli 2-0 e ci hanno preso a pallonate. Una sconfitta, via. È una sconfitta, però piace vedere una squadra che gioca. Non lo so. Lunedì ci sarà lo stadio? Se alle 15 un orario? Posso, sì, perché ho fatto quell'abbonamento scontato ormai. Non è che spendo tanto per andarla a vedere. Non segue la Ternana? No, oh, da sempre. Da sempre? È prima in classifica adesso, è tornata, è contento? Eh beh, vorrebbe bene. Io sto a Ternano, proprio a Ternano. Sei tifoso, dai. Sì, però gioco anch'io la domenica, quindi non gioco. Dove giochi? Terni Est. Come è andata ieri? Bene, 3-1 all'Avigliano. Hai segnato? Classifica no, ancora 0 minuti. Senti, avvantaggiato però che è entrato e ha segnato, l'hai visto? No? Era ora che segnasse, era ora. Con la MC98 giocavo. Ah, grande. Però ho smesso da un po' d'anni. E la partita non l'ho vista, mi dispiace. Che mercoledì ci sarà lo stadio, però mercoledì non penso, però ci proveremo. Dai, si può andare in Serie B diciamo giocando, giocherellando, visto che la squadra è forte. Cioè, il sogno mio è di vedere a meno che si attacca in 5 come fa l'Ajax, perché quando uno paga il biglietto ha pagato l'abbonamento. No, ma non era una critica, non mi fraintendete, visto che alleno i ragazzini anche io. Quindi mi piace trasferirgli un po' il possesso palla, scartare un po' la gente, no? I vecchi, sai, i tempi miei era Pelé, Maradona, certo. Quindi io sono un po' innamorato di quel, perché calcio è sport e spettacolo, se gli togliamo quella parte lì si rischia. Quindi mi auguro che Gallo ci faccia divertire, ovviamente andando in Serie B. Allora si è nascosto il nostro opinionista di punta, Figaro, qua che fai, ti nascondi? Scusa, siamo primi in classifica. Non l'ho vista la partita. L'unica cosa bella che ci avevamo noi che famo segna tutti. Senza fare torto a nessuno. Qualsiasi squadra sa che poi segna a Terni. Mercoledì la vedi però? Mercoledì vengo lì, Cofaliera. Cofaliera, vabbè. Ciao. Buongiorno, scusate, buongiorno, volevo chiedere della Ternana se avete visto. No, va bene così. È prima, è contento lei? Certo, se non perde vado io a certo punto. Sì. Lei pure l'ha vista? Sì, ma io non mi interessa. È contento però? Sì, contento per la città, ma se no non è... No, è una bella cosa, no, grazie, sì, grazie. Sono la persona meno indicata. Io le posso dire che sono contento se va avanti, quindi... Non... Deve continuare così? Sì, certo. Sì. Tu la segui, lo so. La seguo, sì, vabbè, però. Sei contenta, ragazzi, che siamo primi in classifica? Sì, sì, molto. Hai vista ieri la partita? No, non sono riuscita a vederla. Vantaggiato, entrata segnato, che pensi però? Sì. Sì, mercoledì vado. Okay, forza Ferre. Forza Ferre, Ale. Grazie.